Bene, cominciamo con il vincitore del Giro del Trentino. Primo australiano nella storia del Giro del Trentino. Quanti australiani ha corso il Giro di Trentino? Beh, negli ultimi anni qualche australiano al Giro del Trentino l'abbiamo avuto, compreso tu l'anno passato, e quest'anno ce l'hai fatta. Kadel, eri il favorito alla partenza di oggi, ma chi era l'avversario che temevi di più sulla scalata verso il Monte Bondone? No, soprattutto ho dovuto correre intorno secondo in classifica Posto Vivo. Lo sapevo... Sì. Microfono, aspetta. Prova. Quale di due? Questa? Prova. No, ho corso intorno Posto Vivo, poi alla fine quello con più esperienza di prendere la maglia. 45 secondi è stato comunque un vantaggio bene, sempre più facile quando hai 3-4 minuti, però non è sempre possibile. Pensavo anche un salito corto, breve, ripeto, ieri non è proprio adatto a lui, forse il salito più lungo aveva qualche speranza lui, però anche lì... Si correva soprattutto intorno a lui, però anche Astana, poi Astana hanno fatto un lavoro verso l'ultima salita, aveva come si dice, 3-4, loro erano in vantaggio con numeri, però sempre lì su salita, ognuno sulla gamba devo andare. Allora abbiamo uscito a controllare la cosa fino alla fine. Sì, per un po', ma alla fine sono qua. Corre per classifica, c'è qualcuno un pochino fuori classifica a prendere la buona e anche forse un certo vantaggio. No, prima sono corridore classifica, abbiamo già vinto due tappe noi come una squadra, allora siamo contenti di mantenere la classifica e poi sì, avevo altre opportunità di vincere oggi, ovviamente proviamo, però avevo provato, però siamo contenti di come è andato così. Ho visto... Più vicino? Ho visto... No. Prova questa. Quando mancava penso che 10 km, nessuna squadra andava troppo forte per controllare l'ultima salita. E mi ha detto scarpa che provare io. È partito con Pelicciotti e dopo con altri corredori della Cubeca e alla fine ho potuto staccarlo. Spero di continuare la tradizione, ho cominciato da Nibali, ho vinto Trentino, poi di seguimento ho vinto il Giro d'Italia, però il Giro d'Italia è un corso di 3 settimane, è tanto più salita, anche tanto ancora di più concorrente, allora sarà una corsa tanto più difficile, però... Io ho margine di miglioramento ancora di farlo, un paio di settimane di fare e poi una corsa di 3 settimane ancora più adatta a me. Allora, come ho detto, spero di continuare la tradizione. Abbiamo già una buona squadra lì a Lieghi. Visto i risultati di Amsterdam, mi sembra Phil Gilbert è già a posto con lui e la sua squadra. Allora, lascia lo specialista che ha il mio compagno di squadra, Phil Gilbert. Io continuo sui miei obiettivi e lavoro verso il Giro d'Italia. Non è andato penso all'inizio per cosa di allergia o altra cosa, ma è andato bene in alcuna carriera. No, perché nel 2012 avevi vinto a Burgos. Sì. L'anno scorso? Ho fatto 2 secondi e 2 terzi. Non è facile vincere sempre. Al giro farai gregario di scarponi? Sì, sì, sicuro. Tutta la squadra sta per aiutare a scarpa. Se tengo alcuna occasione come oggi per disputare la tappa, devo intentare. Sì, il contratto è in scadenza, spero io no. Qui per il giro vedo sì, Quintana, Rodriguez, Scarponi, e sicuramente entrerà altri corridori su quelli nomi come protagonisti. Io soprattutto quest'anno volevo tornare al mio livello di qualche anni fa. Ho avuto, come abbiamo parlato prima, una malattia che mi ha spalzato, un virus 2012 dove correvo 8 mesi con questo virus e mi ha fatto un spalzo della mia fisica
un po' su come è mai successo a me prima. E allora quel spazio lì pagato anche nel 2013, però adesso vedo la cosa sta tornando più normale, e questa è la prima cosa. Impegnarsi al massimo per fare mettere un quadro dei risultati di qualche anni prima non è mi è dato un buon soddisfazione, ma adesso sì, sto impegnando come sempre, però sto arrivando a qualche vittoria in più. Allora cosa vedo io, la cosa sta tornando più verso la norma. La squadra ci penserai dopo il giro? Sì, probabilmente prima penso loro, poi sì, devo pensare anch'io, però soprattutto volevo tornare al mio livello top e fare risultati al massimo, arrivare per fare risultati massimo del mio livello, poi decidere se voleva continuare, se corre a ottimo livello. Soprattutto se voglio, non voglio correre quando non potevo fare risultati a livello abbastanza alto come Giro d'Italia, come Mondiale, come queste cose di genere. Bene, con queste parole salutiamo Cadel Evans, consegnandolo ai colleghi della televisione e congratulandoci con lui per il successo in questo 38esimo Giro del Trentino. Grazie. Suggerirei un applauso per Cadel Evans. Grazie a tutti, è stato veramente un gran piacere di essere qua questa settimana. E proseguiamo con Michele Landa ancora qualche minuto. Devo stare qua. Tu stai qua, Michele. Ma dove? Con la squadra. Sono alla camera con le scarpe, lui parla molto, io sempre apprendo qualcosa. Sì, le due sono forti, ma giro è giro, e Scarpa ha vinto un giro, è andato tre volte le prime 4-5, e penso che lui è più forte, ma se Aru sta avanti non è un problema per lavorare per le due. No, è differente. Questa zona tiene più montagna e la salita sono più lunga, il Paesi Baschi la salita sono 5 km e non è tan alto. Penso che non è top, ma vicino. Scarponi? La Scarponi ancora puoi andare un po' più. Penso che anche perché no, i due non hanno andato a gara tante come io, e dopo questa gara lei sicuro che tiene un po' più di... Secondo te Cadel era al top o ancora no? Sì, io penso che lui è più vicino che Scarpa o Aru, perché lui è andato a Paesi Baschi e Paesi Baschi ha fatto una gara dura. Quando hai iniziato a andare in bici? 15 anni. E la prima corsa com'è stata? La prima corsa da professionista? No, della vita. Bambino. Ah, il bambino. Ah, più. Cioè, molto nervoso. Nervoso e. Ma un gioco, al fine. E contento perché andavamo 7-8 amici nella stessa squadra durante penso che 5-6 anni, e troppo contento, sempre con ganas di andare alle gare perché andavamo tutti gli amici insieme. C'è stata una salita che ti ha respinto, troppo dura? Possibile che l'Angliru l'anno scorso alla volta, sì. Sei andato in crisi? È dura, sì. Hai sofferto? Sì, un po'. E una volta in cui hai messo il piede a terra? No, ma perché un po' sì, c'era un po'.